Quella che raccontiamo oggi è la storia di un'occasione mancata per la provincia di Teramo e forse per l'intero Abruzzo. È una storia di rifiuti, ma non soltanto di rifiuti, è una storia di sigle, di Cirsu e di Sogesa, è una storia di uomini, è una storia di amministrazioni e di amministratori, è una storia di pubblico e di privato, nel quale forse il pubblico non ha agito sempre in maniera corretta e precisa nei confronti del privato e di un privato che magari ci ha anche rimesso tanti soldi. È una storia strana, una storia tutta da raccontare. Non so per quale motivo, insomma, come facciamo un passo in avanti per rientrare nella normalità dell'attività lavorativa, abbiamo sempre bordate cannonate. A chi si riferisce? Ma un po' a tutti. Ma come facciamo un atto formale ufficiale in cui muoviamo un passo in avanti? Abbiamo ricorsi da ogni direzione, in tutte le direzioni per... Andreotti diceva che a pensare male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca. E allora è sbagliato dire, ipotizzare, che in quel riferimento al qualcuno che mette i bastoni fra le ruote c'è appunto un richiamo a voi? Ma probabilmente pensano a noi perché siamo una delle realtà più grandi nella regione Abruzzo nell'ambito della gestione dei rifiuti, però in realtà... Io ritengo che non sia così. Consideri anche che per esempio le aziende più danneggiate dalla riapertura del Cirsu in questi ultimi due mesi non siamo stati noi, ma forse delle aziende dell'Aquilano, perché sostanzialmente i rifiuti dell'Aquila sono stati conferiti nel polo Cirsu. Io però non posso negare che la Deco abbia fatto delle azioni. Noi abbiamo fatto delle azioni nell'ottica del rispetto delle regole, ecco, questo per noi è fondamentale perché noi operiamo in un settore estremamente delicato, ci vengono richieste una serie di caratteristiche particolarmente attente all'ambiente, alla salute, è giusto che sia così, però è giusto che sia così per tutti, ecco perché. Quindi noi sollecitiamo gli organi di controllo ad effettuare le azioni conseguenti. Noi tenga conto questo, che nella regione Abruzzo esistono diverse realtà per la gestione dei rifiuti. Noi sicuramente siamo una realtà importante, però le aziende presenti sono il frutto di investimenti importanti e queste aziende danno da lavorare a centinaia di dipendenti. Ora è chiaro che non si può pensare di mettere a rischio il lavoro di queste persone o gli investimenti fatti da queste aziende se un'azienda, seppur pubblica al 100%, operi in maniera non del tutto regolare. È chiaro poi tra l'altro che noi abbiamo visto che la riapertura del Cirsu non è stata una riapertura dell'azienda, in realtà ci si è limitati a posizionare un impianto mobile che tritovagliando i rifiuti si trasferivano i rifiuti stessi fuori regione, in Emilia Romagna. E quindi ecco, qui noi ci chiediamo, ma oltre ad essere corretta questa attività, questa operazione, è giusto compromettere il lavoro di aziende locali, il lavoro dei dipendenti che operano all'interno di queste aziende locali per trasferire i rifiuti e il denaro conseguente al trattamento dei rifiuti fuori regione in Emilia-Romagna? Noi riteniamo di no. Qualche secondo fa lei stava parlando di regolarità e di irregolarità.
Il presidente Di Matteo, però, a margine sempre dell'incontro avuto in provincia sulle sorti del Cirzu, ha detto che tutto quello che è avvenuto in questi ultimi mesi a Grasciano è del tutto regolare. Sì, vabbè, non siamo noi a dire che le operazioni che si stanno svolgendo al Cirzu sono irregolari. Gli stessi organi di controllo lo stanno dicendo. Si ricorderà lei che la Regione Abruzzo già dall'8 gennaio scorso ha emanato una diffida all'attività del Cirzu. E poi oltre la Regione Abruzzo, la stessa provincia di Teramo ha scritto un parere in cui in maniera assolutamente esplicita ha dichiarato irregolari le attività che oggi si stanno di fatto ancora compiendo presso lo stabilimento Cirzu. Ecco, quindi ripeto, noi parliamo soprattutto di rispetto delle regole, piuttosto ci meravigliamo del fatto che dall'8 gennaio ad oggi, pur avendo verificato l'irregolarità delle attività, queste attività stanno continuando ad essere esercitate. Parliamo di costi, perché l'alibi del risparmio è stato un alibi usato spesso in queste ultime settimane. Lei ritiene che nella gestione degli ultimi mesi del Cirzu ci sia stato un reale risparmio per i comuni? A me non risulta affatto. Anzi, le posso dire qual è la tariffa che viene praticata presso il nostro impianto. Noi oggi per ogni tonnellata di rifiuto urbano che arriva all'impianto di Chieti chiediamo una tariffa di 129 euro più 6 euro per il pagamento del ristoro economico riconosciuto al Comune di Chieti, sede di impianto. Ma noi con 129 euro chiudiamo l'intero ciclo di trattamento. Il nostro scopo è quello di produrre combustibile derivato dai rifiuti, quindi il nostro scopo è quello di recuperare il più possibile dai rifiuti urbani che entrano all'impianto di trattamento. E quindi diciamo, fatto 100 quello che entra all'impianto, in discarica a smaltimento viene conferito una minima parte, circa il 30%. Quindi è chiaro che la nostra attività è improntata su un obiettivo che va nella direzione della tutela dell'ambiente e facciamo il tutto con una tariffa che sommate le due componenti che le dicevo prima, si arriva a 135 euro a tonnellata. Che mi risulti nell'impianto, nel polo tecnologico Cirzu, le operazioni che le dicevo prima, quindi di tritovagliatura per trasferire il tutto nella regione Emilia-Romagna, viene svolto con 135 euro a tonnellata. Quindi non mi sembra che ci sia un grosso risparmio. Tra l'altro le vorrei dire anche una cosa. Il dottor Di Matteo parlava di riapertura del Cirzu e si parla quindi di trattamento svolto dalla società Cirzu dei rifiuti. Tra l'altro consideri che dei 6 comuni del Cirzu solo 2 piccoli comuni stanno conferendo al Cirzu, perché i comuni più grandi, per esempio Giulianova e Roseto, non lo stanno facendo, forse perché anche loro ritengono che quell'attività non sia del tutto regolare. Ma al di là di questo, io le volevo dire che l'impianto mobile presente presso il polo tecnologico del Cirzu è di una società aquilana, Consorzio Stabile Ambiente. Dunque l'attività non la sta svolgendo il Cirzu, dunque queste attività non si stanno svolgendo con le strutture Cirzu. Niente di tutto questo. Che io sappia è stato solo affittato un capannone Cirzu, tra l'altro anche pieno di rifiuti, per poter consentire al suo interno l'attività di una ditta privata. Cosa c'è in tutto questo di pubblico o di salvaguardare il patrimonio pubblico aziendale? Ecco, io su questo vorrei spendere qualche parola in più, perché noi spesso veniamo magari attaccati su questa questione come se il privato fosse sinonimo di criticità. Consideri che forse le aziende che sono state più danneggiate
da questa situazione sono le due aziende aquilane, perché per come dicevo prima la maggior parte dei rifiuti che oggi giungono al CIRSU sono i rifiuti dell'Aquilano. Ebbene, nell'Aquilano operano due impianti, uno di una società 100% pubblica, un'altra di un'altra società mista, quindi a maggioranza pubblica. Quindi di fatto si è consentito ad un privato di aprire un impianto mobile presso un capannone affittato pubblico, generando delle forti criticità a due impianti pubblici o a prevalente capitale pubblico dell'Aquilano, con il rischio magari che i dipendenti di queste due aziende oggi si trovino in crisi, e questo non credo che sia una cosa corretta. E nelle altre regioni italiane, le regioni in genere cercano di tutelare le aziende locali, soprattutto quelle che per ottenere l'autorizzazione di un impianto di trattamento rifiuti hanno dovuto svolgere una lunga procedura di valutazione di impatto ambientale, hanno dovuto svolgere una lunga procedura per ottenere l'autorizzazione integrata ambientale e si sono dovuti affrontare degli importanti investimenti. Non è pensabile che si possa consentire in una regione dove c'è l'autosufficienza impiantistica per il trattamento dei rifiuti dell'intera regione utilizzare degli impianti mobili che sono poco più di due camion messi su ruote, se lei li vede, per poi tritovagliare e inviare tutto fuori regione, dove lì sì viene fatto il trattamento vero, quello che possiamo fare noi e possono fare gli altri impianti fissi presenti in regione. Visto che parliamo di tonnellate di rifiuti, è sbagliato dire che in qualche caso sono stati adottati due pesi e due misure? Sì, io ritengo proprio di sì. Consideri che noi appunto abbiamo dei controlli continui presso il nostro impianto e ripeto, è giusto così perché operiamo in un settore piuttosto delicato. Consideri però per esempio che sono attivate delle procedure penali nei nostri confronti anche per un semplice ritardo di comunicazione. Noi siamo obbligati a fare delle comunicazioni semestrali dove dobbiamo comunicare tutti i dati di produzione e quant'altro, e addirittura per un ritardo di qualche giorno ci sono stati dei procedimenti penali nei nostri confronti. Quando poi sento e leggo sui giornali che addirittura nel polo CIRSU, che sappiamo tutti che è un polo particolarmente critico dal punto di vista ambientale, con la riattivazione dell'ingresso dei rifiuti ci sono stati degli sversamenti di percolato, e però su questo è come se non fosse successo nulla. Questo io credo che sia doveroso invece dover avere la stessa attenzione, perché poi l'attenzione è nei confronti dell'ambiente circostante. I guasti di CIRSU dipendono dalla mala gestione di Sogesa, dove, guarda caso, lì c'era una società pubblico-privata anche con interessati privati all'interno della struttura. Il sindaco di Mosciano, Orazio Di Marcello, ha parlato chiaramente di mala gestione della Sogesa. Dunque, tutta colpa vostra. Ma io riterrei necessaria una breve premessa, ovvero del motivo per cui Deco e Sogesa hanno intrapreso all'epoca questo cammino assieme. Nel 2008 Sogesa era impossibilitata a chiudere il proprio bilancio per le gravi perdite che aveva accumulato.
Deco, chiamato a intervenire o a decidere se partecipare a questa nuova avventura partecipando al rifinanziamento di Sogesa, decise di farlo e assieme a un gruppo di altri imprenditori locali partì rifinanziando Sogesa, e a questo punto si costituì una nuova Sogesa fatta 49% dal gruppo dei privati e 51% dal CIRSU. Con un incremento di capitale anche, immagino. Incrementando il capitale, cioè la partecipazione finanziaria del gruppo serviva a rifinanziare Sogesa, cioè a ripianare il debito che aveva accumulato, ovviamente per la quarta parte del 49%, tenuto però conto che mentre il gruppo dei privati mise sul tavolo quattrini, CIRSU per la sua quota del 51% rinunciò semplicemente a crediti verso Sogesa. Si parla soltanto di un intervento di carattere economico-finanziario? Assolutamente no, perché oltre alle risorse di carattere economico, Deco dette a tutta questa vicenda, anzi magari da questo momento in poi possiamo anche parlare di AIE e non di Deco, cioè di questa compagine di cui comunque Deco rappresentava la stragrande maggioranza. Intraprese un cammino attraverso il quale rese disponibile anche risorse di carattere umano, cioè personale, professionisti. Beh, io sono ad esempio uno di questi professionisti che sono stati chiamati a gestire la cosa. Noi demmo alla nuova Sogesa una imprimatur di carattere prettamente imprenditoriale, cioè ampliammo la gamma della clientela, ad esempio, ci rivolgemmo al mondo privato, mentre prima CIRSU agiva quasi esclusivamente nei confronti dei propri comuni soci. Demmo un'impronta di carattere aziendalistico, cioè inserimmo tutta una serie di strutture atte a fare di Sogesa un'azienda, cosa che prima era un po' barcollante, cioè noi, non so, faccio un esempio, contabilità industriale, controllo di gestione, capacità professionali intese come responsabili del tipo di attività che facevano in Sogesa, e tra l'altro implementammo anche il numero delle persone di Sogesa nel giro di qualche mese di circa un 40%, non poco. Sinceramente i primi tempi furono di grande entusiasmo, intanto una società e del personale che usciva da una crisi talmente profonda che aveva sfiduciato tutti, ripartire ha dato a tutti un grande entusiasmo nuovo. In più le dico che attraverso appunto questi meccanismi che avevamo attuato in Sogesa, noi abbiamo chiuso sin dal 2008 il primo dei bilanci della nuova gestione in attivo. Non solo, abbiamo chiuso in attivo il 2009, avremo chiuso in attivo il 2010, non solo, ma diciamo che abbiamo anche triplicato il fatturato di Sogesa. Ora, in questi primi anni, quando le cose andavano tra virgolette bene, ovvero Sogesa poteva espletare la sua attività sia nei confronti del pubblico che del privato, ci trovavamo in una situazione ottimale. Poi sono cominciati i problemi. Però verrebbe a questo punto da chiedere, se le cose sono andate così come lei le sta raccontando, se questi erano i numeri, se questi erano gli scopi, se questi erano i modi dell'agire, perché poi alla fine la Sogesa è fallita? E di chi le colpe di quella mala gestione? Beh, questa è una domanda estremamente complessa. Allora, io più che colpe parlerei di responsabilità, perché dal mio punto di vista sono due cose diverse. No, la colpa è io faccio una brutta cosa, è colpa mia. Responsabilità è che attraverso le azioni che io porto avanti creo delle situazioni pessime. Per cui queste situazioni che sono state create, si sono venute a creare, dipendono dalla responsabilità precisa di qualcuno.
Allora, io partirei da questo presupposto. Ha una concatenazione di elementi. Il primo fra tutti, il fatto che Sorgesa ebbe a suo tempo, dovette chiudere la discarica perché si era esaurita. Questo creò un fattore aumento dei costi sensibile. Quella del Cirsu è anche una storia di soldi e di investimenti, di soldi spesi bene, di soldi promessi e mai arrivati, di investimenti fatti dai privati, di soldi mai pagati dai comuni e di soldi tanti nostri, dei cittadini. Noi a nostra volta trattavamo i rifiuti, poi li andavamo a smaltire presso strutture terze che ovviamente avevano costi ben diversi dal poterle smaltire direttamente. Per cui l'inizio dei problemi si ebbe nel momento in cui si chiuse la discarica. Però a questo punto direi chiusura della discarica, aumento dei costi. Ma questo che cosa ha causato? Ha causato, primo, il mancato pagamento da parte di Cirsu. Noi, Sorgesa, eravamo i gestori, facevamo il lavoro, fatturavamo a Cirsu. Cirsu ricaricava queste fatture della sua partecipazione e le girava ai comuni. I comuni hanno cominciato a non pagare. Ancora oggi ci sono dei contenziosi, a me risulta, a distanza di anni, tra i comuni e Cirsu. Di quanto ricaricava Cirsu? Allora, Cirsu ricaricava per ogni, ad esempio, sul rifiuto solido urbano, che era il maggior quantitativo di rifiuti in ingresso al polo tecnologico, ricaricava 35 euro. E chi l'aveva decisa la tariffa? Cirsu in piena autonomia, per quello che riguardava la sua componente, mentre la tariffa di Sorgesa emergeva da un calcolo che era predisposto negli atti contrattuali di gara, cioè prima di noi Sorgesa esisteva con una partecipazione privata diversa dalla nostra. Questa partecipazione era entrata in Sorgesa attraverso una gara. La gara era valida, tutta la documentazione di gara, la contrattualistica eccetera è rimasta valida anche nei nostri confronti, per cui c'erano tutta una serie di documenti che avevano tra l'altro definito la metodologia per stabilire la tariffa, per cui Sorgesa attraverso un budget di inizio anno stabiliva quali erano le tariffe della sua sopravvivenza, mentre Cirsu in maniera tutta autonoma, a me sconosciuta, stabiliva qual era la loro componente di tariffa che andavano ad aggiungere a quella di Sorgesa. Ma è così che deve avvenire o è così che è giusto che avvenga? Questa è una domanda che non deve fare a me. Io sono un aziendalista e a servizio di un imprenditore, per cui il mio compito è far vivere nella maniera più decente possibile un'azienda, e questo non avviene solo dal punto di vista economico-finanziario, avviene anche dal punto di vista comportamentale nei confronti dell'azienda stessa, no? Cioè il commercio, le relazioni, eccetera, eccetera. Per cui dal punto di vista economico-finanziario, io ritengo che per noi fosse giusto ciò che gli atti contrattuali prevedevano, e finché abbiamo potuto andare avanti in quel modo, Sorgesa ha vissuto e decentemente. Poi la quota di Cirsu, io non lo so in che misura veniva stabilito o attraverso quali meccanismi, non ne ho la più pallida idea. È sbagliato dire a questo punto che il Cirsu è stato di fatto una sorta di letale zavorra per la Sorgesa? Oh, questo indubbiamente. Cioè, io credo che a questo punto Sorgesa sia fallita per una volontà precisa di Cirsu. Che i guasti di Cirsu dipendono dalla mala gestione di Sorgesa. Uno solo dei due poteva salvarsi. Sorgesa ha fatto di tutto per salvare se stessa, però poteva contare solo sulle sue piccole forze. Cirsu poteva contare su forze ben più ampie, per cui a un certo punto ha deciso di salvare se stessa, e questo poteva avvenire solo facendo affondare Sorgesa.
una dimostrazione evidente di quanto il pubblico possa nuocere al privato quando il pubblico non lavora con la logica del privato. È una domanda che dovrebbe, che richiederebbe una risposta più complessa, che va al di fuori forse di quella che è la realtà di Sogesa. Sogesa si è trovata in questa realtà, ma il problema fondamentale secondo me è che il privato e il pubblico potrebbero anche andare d'accordo nel rispetto di una reciproca, del reciproco riconoscimento delle competenze. Allora il privato non deve avere competenze politiche, deve avere competenze manageriali, imprenditoriali. Il pubblico ha competenze politiche. Allora il problema è che Sogesa è stata vittima dell'invasione della politica nella gestione della società. Invasione che si è concretizzata anche in un clamoroso scippo, in una certa fase della vostra storia. Sì, possiamo anche definirlo così, anche se ci sono dei termini forse più appropriati che io non mi permetto in questo non mi permetto di utilizzare. Allora, il problema nasce dalle origini dell'unione privato-pubblico nel caso della nuova Sogesa luglio 2008. Quando il privato ha deciso di entrare nella compagine societaria della nuova Sogesa, ripianando i deficit di Sogesa, cos'è successo? Un briciolo di garanzie sembrava anche necessario, perché l'operazione coinvolgeva circa 5 milioni di euro, che era la perdita, 4 milioni e 9 circa era la perdita che Sogesa aveva accumulato. Ora, nessuno di noi, credo, è disponibile così a mettere sul piatto tutti questi soldi senza darsi un briciolo di garanzia. Allora, la garanzia è consistita in un piano quinquennale sottoscritto sia da CIRSU che da tutti i sindaci, perché in quel momento, tra l'altro, CIRSU aveva anche una situazione a sua volta di un po' particolare, direi. Infatti il professor D'Amico, che era il presidente di CIRSU ed era il nostro interlocutore all'epoca, a sua volta a garanzia aveva fatto sottoscrivere questo accordo di garanzia cosiddetto e questo piano quinquennale a tutti i sindaci. Che cosa prevedeva questo piano quinquennale? Che ci sarebbe stata una nuova discarica, visto che tutti noi sapevamo che la chiusura della discarica in essere avrebbe causato gravi perdite a Sogesa, per cui una nuova discarica, già all'epoca individuata sul terreno CIRSU, e una gestione aziendale lasciata al privato. Per gestione aziendale intendo la manodopera, la manovalanza, definiamola così, in un ambito societario di queste dimensioni e con la partecipazione di questi elementi, cioè pubblico e privato. Ora, è successo che a un certo punto, nel momento in cui CIRSU, io credo, abbia deciso di far chiudere Sogesa per salvare se stesso, la cosa che avrebbe salvato non solo Sogesa ma entrambi, la discarica, CIRSU se ne è appropriato. Cioè, questa benedetta discarica era stata progettata da Sogesa con l'aiuto del professionisti di DECO, del personale DECO, era stata autorizzata dopo mesi e mesi di pratiche burocratiche presso la regione, che io credo che lei conosca meglio di me, perché io vengo da una regione diversa, per cui comunque ho imparato qui quali sono i meccanismi, per cui è stata autorizzata la discarica a Sogesa. Il patto sottoscritto tra Sogesa e CIRSU era che nel momento in cui la discarica sarebbe stata autorizzata, CIRSU avrebbe concesso avrebbe dato in concessione le aree necessarie a Sogesa. Sogesa avrebbe riconosciuto 2,5 milioni di euro per il godimento di queste aree per poter costruire la discarica. CIRSU, pur avendo scritto, sottoscritto, riscritto, c'è una copiosa corrispondenza, in merito, a un certo punto ha deciso che non avrebbe più concesso l'area, evidentemente per non far costruire la discarica Sogesa.
su questa lunghezza d'onda siamo andati avanti mesi, senza poter fare nulla, corrispondenza, lettere, scritti, per cui la discarica non è stata realizzata. L'ultimo atto, tenga presente che non solo non ha concesso l'area, ma ha inoltrato alla Regione richieste di volturazione a proprio nome della titolarità dell'autorizzazione. Quindi uno spossessamento di fatto di tutte le vostre prerogative. Bravissimo, bravissimo. Ma ha fatto di più. Perché anche la Regione come poteva a quel punto dare corso a una procedura del genere? Per cui CIRSU ha chiesto al privato di rientrare in possesso delle proprie azioni, cioè di ricedergli il 49% del... Tenuto anche conto che Soggesa, io, amministratore di Soggesa, stanco di vedere la mia azienda, per cui anch'io avevo speso, avevo dato del mio, per carità, tutti quanti noi dipendenti, tutti avevamo dato del nostro per salvarla, per cercare di farla rifiorire, la vedevamo morire grazie a una inerzia, io definirei inerzia, cioè il non avere risposte, non avere pagamenti, non avere attenzione, non avere nulla dall'altra parte del tavolo, per cui mi ero sentito, addirittura avevo fatto istanza di fallimento verso CIRSU, siamo finiti davanti al giudice, e CIRSU non aveva possibilità di pagare Soggese, per cui sarebbe fallito. E invece? E invece si è ricomprato le quote. Colpo di teatro. Certo, e il giorno dopo ha ritirato le istanze di fallimento. E comunque quando si sono presi la società, il consiglio di amministrazione di CIRSU, lei mi dirà cosa strana, è strana, è diventato anche il consiglio di amministrazione Soggesa. Per cui i panni sono sempre stati lavati tra le stesse persone che una volta sedevano da una parte, una volta sedevano dall'altra. Dalle sue parole e dal racconto che sta facendo si intuisce chiaramente come la favola raccontata negli anni del privato carnefice, del gruppo di zio, della Deco, come colpevole in gran parte dell'avvenuto è in realtà la favola sbagliata, una storia mal raccontata, perché le cose sono andate in tutt'altro modo e qui il privato, tutt'altro che carnefice, è stato vittima. Allora, sì, la risposta è certamente sì. Ma tenga presente un'altra cosa, il problema dov'è? Che malgrado tutto questo, e noi stiamo oggi ancora, io sento dire, perché io vivo a Milano, cioè sono venuto occasionalmente, e quando vengo sento dire quello che succede eccetera, ogni volta sono sempre più stupito e meravigliato, perché il problema fondamentale è che non solo questo pover'uomo, mi perdonerà Rodolfo Di Zio se lo definisco pover'uomo, ma tra virgolette, non solo è vessato e accusato, io sento dire, ma ha perso una barcata di quattrini, sta perdendo una barcata di quattrini. Cioè questo signore, non dimentichiamolo, che è il maggior contribuente di quella quota che è servita a salvare Soggesa all'epoca, quando è stata ricomprata non è stata ancora pagata, io credo che siano passati un paio d'anni o qualcosa del genere. Non solo, ma per sostenere la società Soggesa, quando Soggesa aveva uno schieramento privatistico di cui lui faceva parte, è stato per mesi, mesi e mesi, ha smaltito i rifiuti che Soggesa gli portava, non dico dimenticandosi di farsi pagare, ma accettando queste continue reiterazioni di pagamento, perché Soggesa non incassava, non era in grado di pagare. E ad oggi ha accumulato oltre 2 milioni e 300 mila euro di crediti verso Soggesa, oltre, per cui da un lato c'è i soldi che ancora non ha percepito e chissà mai se li percepirà per la restituzione delle azioni
attenzione, restituzione al valore di acquisto, anche se la società non era, e i 2.300.000, oltre, io ricordo, credo, 2.300.000 di crediti vantati per servizi svolti non a Sogesa, ma tramite Sogesa ai comuni del territorio. Cioè i comuni del territorio, dove hanno portato i loro rifiuti, dove li hanno smaltiti? Al TMB, tramite Sogesa, o anche direttamente. Ma quelli portati tramite Sogesa non li hanno mai pagati. Quella dell'impianto di Grasciano è anche la cronaca, non solo delle occasioni mancate, ma di tanta gente che qui lavorava, che qui aveva trovato una fonte di reddito, che all'improvviso, per i giochi della politica, si è ritrovata senza un lavoro e che oggi aspetta una risposta. E non bastano le promesse, c'era un piano di ristrutturazione che era stato presentato, qualcuno l'ha giudicato impossibile da realizzare, addirittura illecito. Le risposte non possono mancare. Guardi, Rodolfo Di Zio è un personaggio che io conosco da tanti anni, che rispetto e che se c'è un uomo che merita la patente di galantuomo è lui, per quel che mi riguarda, per i miei rapporti che ho con lui. Però le dirò che se lo merita, anche perché è un suo modo di fare che si riversa sulle persone che lavorano per lui. Però tornando al rapporto tra il privato e il pubblico, i dipendenti dell'ex Sogesa hanno più volte auspicato il ritorno di un privato alla gestione, il ritorno del gruppo Di Zio, un ritorno ai momenti nel quale il privato, la Deco, era presente in Sogesa. Su questo anche lo stesso presidente Di Matteo ha ironizzato. Noi siamo rimasti molto perplessi dal fatto che il giorno prima dell'udienza fallimentare, su una proposta del tutto inconsistente fatta dall'ex socio privato di Sogesa, AIA, del tutto inconsistente e fuori legge, c'era stata un'apertura pressoché totale a quella proposta. Allora, io ricordo due episodi in particolare. Uno, nel 2010 Sogesa non aveva le risorse non solo per pagare gli stipendi, ma non era in grado di pagare le tredicesime. Lei sa che cosa significa per una famiglia non poter disporre a Natale della tredicesima, i bambini, poi tutte le cose da pagare, perché lei sa che la tredicesima serve per pagare, certo, soprattutto un sacco di cose, non per scialacquare in shopping scriteriati nei grandi magazzini. Lui andò in banca e sui suoi conti personali fece dare a Sogesa un'anticipazione necessaria è sufficiente per anticipare, per pagare le tredicesime dipendenti. Ma ancora meglio di questo, perché questo è un gesto generoso, però è circoscritto. No, invece ciò che secondo me è molto più importante è che nel momento in cui Sogesa non è più stata in grado di offrire i propri servizi ai comuni soci, i comuni soci hanno provveduto a appaltare questi servizi ad altre realtà del territorio, ad altre aziende. Bene, che a me risulti la Deco, che ha preso i servizi del comune di Giulianova, che per ordine di importanza era sicuramente il più grande, non inteso come abitanti, ma disponeva già, era un comune che disponeva già del porta a porta, raccolte differenziate spinte, eccetera, eccetera, di conseguenza un numero di dipendenti notevolissimi, io credo una cinquantina circa dei dipendenti di Sogesa che era destinata ai servizi di Giulianova, sono stati interamente assorbiti da Deco, che li ha continuato a utilizzarli sul territorio. Quando è finito il suo rapporto con Sogesa? Ottobre 2011. Ottobre 2011. Col senno di poi, col senno di oggi, lei la considera una grande occasione perduta o una ferita ancora aperta? Non solo, ma non per me. Io allora sono arrivato in Sogesa tramite Rodolfo Di Zio, ma non sono venuto in Abruzzo perché dovevo
fare amministratore delegato di Sogesa, anzi all'inizio ero molto titubante ad accettare questa situazione. Io sono venuto in Abruzzo per dare una mano a Rodolfo Di Zio nella realizzazione del famosissimo TMB, impianto all'avanguardia a livello nazionale, forse internazionale. Io vengo da una società che si chiama Codeco, oggi A2A, leader mondiale di questa tipologia impiantistica. Quando sono andato in pensione, Rodolfo Di Zio mi ha chiamato, non tanto dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista burocratico, amministrativo, legale, rapporti con le banche, tutta una serie di cose di questo genere, per dargli una mano. Nel mentre ero qui per quello, si è verificato il caso Sogesa, per cui mi aveva mandato all'epoca a dare un'occhiata a Sogesa, intesa come struttura operativa, per capire se avremmo potuto ricavarne qualcosa di buono. 15 giorni di tempo, mica di più, perché io ricordo che il 29 luglio è stato firmato l'accordo, il 31 Sogesa portava il libro in tribunale se non ripianava il debito, no? Per cui noi abbiamo avuto 15 giorni di tempo per andare a dare un'occhiata a sta cosa, e mi ricordo che avevo detto sì, va bene, io venivo da una realtà da 300 milioni di fatturato, no? E ero andato a vedere una realtà da 7 che ne perdeva 4, cioè, a un certo momento mi sono detto, ma cosa faccio qua? Però io ricordo questa grande riunione intorno a un tavolo dove c'erano tutti gli esponenti di CIRSU, con una grande deferenza nei confronti di Zio, che dall'altra parte gestiva il gruppo degli imprenditori che doveva entrare. No? All'epoca erano all'epoca erano tutti Zio dipendenti, una cosa incredibile intorno a quel tavolo. No? E fino a quando dissero, occorre la nomina dell'amministratore delegato, una nomina privata, e io sono rimasto col cerino in mano, ero lì, ero quello che ero andato a vedere, mi diceva, ma nessuno ci aveva pensato, mi sembrerà assurdo, nessuno ci aveva pensato, e ho detto sì, va bene, e ho cominciato questa avventura, l'ho cominciata con grande entusiasmo, lei pensa, io ero in pensione, venivo 3 giorni alla settimana in Abruzzo, ma avevo famiglia, tutti i miei interessi a Milano. Impegnarmi in una cosa del genere, anche dal punto di vista, ci voleva solo l'entusiasmo per convincermi a farlo. Va bene, l'ho fatto, e il mio entusiasmo, poi ho conosciuto la gente, l'entusiasmo della gente. Guarda che Sogesa aveva un gruppo di persone, ma capaci, professionalmente capaci. E tutto è andato storto. Il silenzio degli impianti fermi in questo momento racconta una storia di politiche sbagliate, racconta una storia di investimenti pensati per risolvere un problema e di un problema non risolto, racconta la storia di una discarica che poteva diventare per la provincia di Teramo e per l'Abruzzo una risorsa e anche la fonte di un risparmio per i cittadini, e che oggi è un monumento alle incompiute. Il silenzio degli impianti oggi racconta una storia che è ancora in parte da scrivere, ma intanto ha già segnato il passo con l'apertura di alcune inchieste da parte della magistratura e soprattutto con un blocco che è arrivato alla regione, perché nonostante tutto fosse stato fatto alla luce del sole, nonostante tutto fosse stato fatto rispettando le regole, quelle regole non sono state poi rispettate, perché qui arrivavano i rifiuti che non dovevano arrivare, arrivavano dall'Aquila rifiuti che non dovevano arrivare, si facevano lavorazioni che non si dovevano fare, la regione ha fermato tutto, la provincia ha fermato tutto. Che succederà nel futuro del CIRSU?